Allora, esattamente un mese fa, quindi possiamo anche proprio da questo punto ripartire e cercare di fare un'analisi ad un mese, visto le parole proprio oggi di Gentiloni, che riflessioni si possono fare? Sì, io più che piccoli aggiustamenti dico che gli aggiustamenti devono essere fatti grandi, partendo dal semestre italiano in cui noi a guida europea non abbiamo fatto niente. Ora fortunatamente Malta, se posso finire, Malta fortunatamente invece appena partiti con la guida dell'Europa loro, la questione dell'immigrazione l'hanno sollevata immediatamente. C'è un grande problema, un problema che aumenterà ora che arriva l'estate, perché come sappiamo tutti, con il tempo che migliora gli sbarchi aumenteranno. Abbiamo un problema che tutti i centri, quelli che di fatto sono i centri smistamenti nelle regioni, che sono come dei centri di prima accoglienza, stanno esplodendo. Vedo anche quello della regione Emilia-Romagna. Stiamo cercando dei posti ovunque perché siamo pieni di persone, che io comprendo che il PD dica anche il migrante economico va portato qua. Lo si può fare probabilmente se si ha una situazione economica diversa da quella in cui sta vivendo ora l'Italia, perché l'Italia ha un problema, a differenza di quello che abbiamo sentito prima da Gentiloni o quello che vogliono sostenere le persone ora al governo, di occupazione, di crisi economica, di una tassazione elevatissima che non ci permette sicuramente di avere persone che vengono qua in quanto migranti economici, cioè che non scappano da delle guerre. I dati li abbiamo tutti, sono i dati del Ministero, ma i dati anche di tutti gli uffici territoriali che le analizzano. Io vedo sul territorio, ad esempio bolognese, un 5% fugge da una guerra, poi noi abbiamo tutti quegli altri status che riconosciamo, status però che non vengono riconosciuti da altri stati. Infatti anche quando si parla delle ricollocazioni che non riusciamo a fare, ma anche se si facessero, si riescono a fare solamente su quelle persone che scappano da una guerra, non da tutte quelle persone che noi riconosciamo, come era venuto fuori anche, mi ricordo, molti giornali che avevano titolato, tutti quelli che erano i migranti climatici, che sono persone che comunque fuggono dai loro territori, ma non fuggono perché perseguitati, ma per altri motivi. Abbiamo un problema, ad esempio, legato ai minori non accompagnati, perché in realtà anche con il disegno di legge che ora è in discussione, ieri è stato discusso al Senato, ora tornerà alla Camera, anche su questo c'è un grande problema, perché di fatto sono ragazzi che dichiarano di avere un'età, tendenzialmente tutti dai 15 ai 17 anni quelli che arrivano, lo dichiarano loro, per cui diventa poi complesso far tutto quell'iter per controllare se realmente è così. E cosa succede? Che questi vanno a pesare nei comuni dove arrivano, perché una parte dei finanziamenti arrivano dallo Stato, una parte sono dati direttamente dal welfare delle città. Infatti molte città stanno chiedendo aiuto perché stanno scoppiando anche su questo fronte. Poi c'è tutto il fronte sanitario, tutto il fronte come si sono appesantite per le richieste, richieste rigettate, i tribunali di tutte le città, ora penso a Bologna, ma in altre città verranno fatti degli altri posti per poter fare l'analisi. Però questo è una situazione che sta portando al collasso vari sistemi che ci sono all'interno dell'Italia, cioè da quello sanitario a quello del welfare cittadino, e non possiamo pensare di andare avanti così, non possiamo pensare di continuare a dire che qua possono venire tutti, perché con questa cosa qua possono venire tutti, chi l'ha proclamata e continua a portarla avanti è artefice, magari involontariamente, ma anche di tutte le persone poi che muoiono in mare pensando di arrivare qua e trovare cose che poi non trovano, perché spesso finiscono magari nelle mani di cooperative che si fanno i soldi loro con un business che neanche dovrebbe esistere, finiscono nelle mani della criminalità organizzata, e questo lo vediamo ormai in quasi tutte le città italiane che chiedono l'elemosina dappertutto, oppure finiscono a spacciare. E io penso che questo sia il buonismo di facciata del PD: sì, li accogliamo tutti, poi li facciamo vivere in questa situazione. A proposito della droga, Borgonzoni, tra l'altro come tante volte Gentiloni, il governo ha fatto, bisogna cercare sempre di evitare il parallelismo tra l'immigrazione e il terrorismo, e questo è giusto sempre ribadirlo, però bisogna anche fare un'analisi un po' più ampia di quella che è l'immigrazione legata forse anche al traffico di droga e in alcuni casi anche al terrorismo, o forse meglio come il traffico di droga può essere legato al terrorismo stesso. Borgonzoni.
Sì, sicuramente ci sono tutte queste organizzazioni legate al terrorismo in Africa, nel Nord Africa, che fanno soldi con i migranti, con il traffico di armi, con il traffico di droga. Ora ricordiamo tutti che fino a circa un anno fa, quando si diceva con i barconi possono arrivare i terroristi, c'era tutto il PD, immagino anche Alfano, che insorgevano dicendo che era una follia, un delirio che portava avanti la Lega, quando in realtà i servizi segreti di molti stati, da quello americano, inglese, russo, ci dicevano che invece questa cosa aveva delle fondamenta. Poi piano piano ce ne siamo resi conto tutti e l'ha dovuto accettare comunque anche la sinistra di governo, e anche su questo bisognerebbe intervenire, ma lì bisognerebbe intervenire anche su tutta la questione carceri, perché abbiamo un grandissimo problema delle carceri, il proselitismo che viene fatto all'interno delle carceri. Schirò, la vedo sorridere dentro. Ma questo è un grandissimo problema. Il tema io so che i direttori dei carceri segnalano quando vedono persone comunque di origine nordafricana, che sono islamici, che magari iniziano a pregare, si fanno crescere la barba, però non è così tanto semplice. No, perché assolutamente bisogna... sì, certo, Schirò, non è che chi prega è terrorista, bisogna stare molto attenti a fare ovviamente questi parallelismi. Schirò, ci sono tanti temi che Borgonzoni ha portato alla luce. Fare più rimpatri, tra l'altro, può veramente scoraggiare i viaggi, perché... Allora, innanzitutto invidio la sicurezza del Borgonzoni e anche i suoi contatti, non so, ha parlato di avere informazioni con i servizi russi, cinesi e americani. No, erano usciti su tutti i giornali. Potrebbe invece di creare problemi partecipare alle soluzioni. A un certo punto ha dovuto dire che erano veri, poi se la Schirò non legge i giornali non è colpa mia, magari li rigiriamo. Gli articoli, così fa anche degli Borgonzoni, interventi magari facciamo più sul proseguire già. Schirò. Comunque, detto questo, adesso fuori dallo scherzo, perché penso sempre che quando si parla... Perché non c'è niente da scherzare su questi argomenti, ha ragione. Schirò. E quando si parla ai telespettatori, diciamo, non voglio battibeccare, ma si deve cercare di dire, di dare informazioni esatte per potersi fare un'opinione. Sicuramente ricordo che l'ultima sanatoria che ha sanato più di 2 milioni di irregolari residenti in Italia da lunga pezza è stata fatta da Maroni nel 2011, subito prima, quindi adesso mixare le badanti, un momento storico diverso, cioè bisogna, anch'io ritengo che ai cittadini vadano date delle informazioni di un certo tipo, informazioni che siano basate su cose reali e cose che possano risolvere i loro problemi. Ora poi se si parla a caso, vabbè, cioè mi scusi, lei da arbitri un attimo, la clandestina badante va bene, quindi sottopagata e non messa in regola, mentre ha detto che le avevamo regolarizzate, per cui Le avete sanate. Schirò, parliamo di cose serie, stavamo parlando allora anche di terrorismo. Parli dell'attualità politica invece di dirci nel 15-18 cosa è successo. Rifiuto questa semplificazione che fa male ai cittadini bolognesi, che ha fatto la Borgonzoni, di dire che il terrorista può essere solo islamico, perché ad esempio il terrorista di fine anno a Istanbul, vorrei correggerle e dare ancora una platea di altra gente da disprezzare alla Borgonzoni, era del Schirò, Borgonzoni, io quindi stiamo sottovalutando il problema delle carceri, e parliamo delle persone che stanno arrivando ora con i barconi, poi faccio un disegnino alla Schirò, parlando di queste persone islamiche. È questo il collegamento. Poi nessuno dice che non può esserci nessun altro tipo di terrorista, per quanto il tema della radicalizzazione nelle carceri. Io penso alla sicurezza dei cittadini, non faccio crociate, Borgonzoni. Penso alla sicurezza dei cittadini. La sicurezza dei cittadini ci dobbiamo pensare. Vi chiedo un attimo di silenzio. Una questione che è partita nel 2014. Per me sicuramente un problema a gestire le cose ce le ha, se per l'emergenza. Allora, visto che il tema della radicalizzazione nelle carceri è un tema importantissimo, vi inviteremo nuovamente e ne parleremo, ma come è giusto bisogna parlare di quelle che sono tutte le emergenze. Allora, io saluto anche e ringrazio